quale reparto si siete ricoverato? Bertolani, Bertolani, che c'erano questi camerone, come diceva Lauro, che sono stato anch'io legato alla camicia di forza, perché ero spinto un dottore, adesso non ricordo, che mi ha detto uno, chi sei dai due dottori? Ero spinto con le grembie, e mi ha messo subito, che è un'esperienza incredibile, qua, bruttissima. Che quanti anni avevi quando hai avuto la prima esperienza con questa laggiù? 25, ero più giovane, 25 anni. Beh, un ambiente molto brutto, chiuso, e con l'esterno non si parlare. Quante persone c'erano dentro Bertolani? Io nella camera eravamo in 6, c'erano due ale da 20-30 cameroni, un'ale e 20 l'altra, però le camere erano da 6, che mi ricordo. C'era come adesso il centro di salute mentale, una sala fumo, una sala con la televisione? Sì, c'era giù sul primo piano, c'era la sala fumo, c'era la televisione. E come era il tuo rapporto con gli infermieri, con i dottori? Colloquio ogni tanto, gli chiedevo se potevo uscire, così, andare da mamma, cioè in famiglia. Per lui una volta al mese diceva sì, una volta al mese. Perché tu lavoravi fuori? Sì, lavoravo. Lui era un lavoratore, aveva un lavoro, lo aveva, e rientrava quando c'aveva delle crisi. Che tipo di cure usavano per tranquillizzarti? C'è il Dormadol, poi c'erano altre medicine per dormire, come ho detto prima, per tranquillizzare la sera, persone che non girassero di qua di là la sera. E poi in base all'andamento della malattia c'erano la distribuzione nei vari reparti, perché allora c'erano gli psicotici, gli schizofrenici, i depressi, c'erano gli oligofrenici, c'erano gli epilettici, gli etilisti, ecco, questa era la classificazione. Persone con, come dicevo, dato che appunto San Lazzaro ci andavano delle persone defedate da tanti punti di vista, cioè non solo la sofferenza per il disagio psichico, ma anche la povertà economica, in cui ancora prima di essere ricoverate queste persone erano emarginate nei paesi dove abitavano. Quelli che nascevano con dei problemi, andavi a Torino oppure venivi accompagnato nei vari reparti del San Lazzaro a seconda dell'età e della gravità e del decorso della malattia, che poi era sostanzialmente in decaduta, insomma era in impoverimento continuo, perché poi i primi neurolettici stendevano le persone, si piegavano, oppure Charlevoix non riusciva più a parlare, tremori continui, era proprio una decadenza fisica micidiale. I racconti che posso farvi di come erano i reparti del San Lazzaro, alcuni reparti del San Lazzaro, siamo a livello di campo di concentramento, di infimo. Cioè, voi pensate che per esempio a Santa Maria della Pietà non avevano le saponette, cioè non, una serie di robe che c'erano dei cameroni con della gente per terra che magari si era fatta anche le feci, non le avevano ancora pulite. Sì, le pulizie si facevano con la creolina, cioè che è un prodotto a base di catrame che ha un odore micidiale, che è stato ritirato perché è cancerogeno. Cioè, prima il paziente non era neanche un numero, perché le descrivo un vecchio reparto che hanno chiuso, che forse voi non mi ricordate più, si chiamava Lombroso. Era una vasca circolare, la fossa la chiamavamo, profonda 3 o 4 metri, con dei tavolini di sasso e con sopra murate le scodelle. Lì c'erano i malati, attorno c'era una passerella più alta dove giravano gli infermieri per tenere la calma, perché litigavano fra di loro, perché il mangiare glielo mettevano dentro queste scodelle e gli infermieri le pulivano con una spugnetta. Ed era un girone infernale, dantesco, perché continuavano a girare intorno, a fumare, a girare intorno. Poi ogni tanto uno esplodeva, aggrediva gli altri. Il ruolo dell'infermiera era semplicemente di custodia di quel momento. Non volevano che gli ammalati si facessero male. Cioè, il trattamento sul malato la posso paragonare a quello di un circo, non so, io, di uno zoo. La personalità del malato c'era e non c'era, insomma. Lavoravo a Milano in una comunità terapeutica per persone che avevano dei disturbi molto gravi e hanno occupato tutti gli uffici. Ma chi, i pazienti della certo. Comunità? È finita bene o è finita? Interessante, nel senso che il responsabile della struttura era un convegno
era uno psicanalista, e quando lui è tornato lui ha spiegato che loro avevano occupato, quindi impedito a tutto il personale di lavorare, perché il padre era andato via. Cioè, lui era andato via. La risposta è stata, nella settimana successiva, violenze con gli operatori. Sì, hanno incendiato una stanza. E fuori, mi ricordo, quelli del CIM, i famosi gentili elementari, venivano a manifestare sulla via Emilia con gli stissioni per la chiusura del manicomio, contro la ghettizzazione. Per forza, perché allora non c'erano cure, c'era solo la sopraffazione. Devi essere più forte dei pazienti che stavano male. Nessun dialogo, nessun rapporto con le famiglie, perché le famiglie erano sparite. Si vedevano solo quando morivano, perché avevano una piccola pensione, avevano ammucchiato un certo gruzzoletto. Allora si vedevano le famiglie, si facevano vivere, ma prima non vedevi uno. E lì era successo che questo Camillo, tanto avevo detto come è successo del padre che è morto con una mina in una galleria, un fior che porta a casa un genitore macellato, o qualcosa succede. E allora mi dicevano che stava strofinando una in centrale, una ruota che camminava. E allora il capo centrale ci ha detto qualcosa. Allora lui ci ha detto, un po' minacciato, ma così alla buona, con un martello, insomma, ecco. E di lì è nato, questo qui dice, allora Camillo mi ha minacciato oggi con un martello in centrale. E allora giù, manicomio. Capisci? Non ci aveva mica mai fatto un giorno al manicomio questo Camillo, capisci? Per un motivo che in pratica potevano anche passarci sopra. Fra di noi, quante volte, fra amici, così, che Dio n'hai ma, insomma, capisci? Ero andato una sera, verso sera, scappato, diciamo la verità, ero andato fino alla ferrovia, sale ferrovia, c'era la rete, l'ho scavalcata, lo giuro, sono passati due treni, ero in mezzo, così, c'è immobile, c'è passato, una cosa incredibile. Passati, ho scavalcato, sono andato fino a casa. Sono entrato il giorno dopo perché mi hanno trovato, so chi mi hanno trovato, mi hanno riportato qua. Una cosa. Due treni, in mezzo, c'è il vento, era un po', cioè, roba da suicidio qua. E quando ti hanno ritrovato gli infermieri, il giorno dopo cosa ti hanno detto? Ah, io ho detto, io sono trovato in mezzo a due treni, poi dopo sono. Perché eri scappato? Cioè, non mi ricordo. Avevi sete? No. No, è scappato solo per non stare di andare a casa, ecco, diciamo così. Ecco. Per la voglia di andare a casa? Sì, la voglia di andare, ecco. Stavo un po' in libertà? Sì, in libertà, mi sono preso io così. Come era il rapporto con le altre persone ricoverate, con gli altri pazienti? Chiedevo la sigaretta all'altro, mi pago un caffè, cioè, no, non hai mai legato un'amicizia con nessuno? Dei bei ricordi non ce ne hai? No, no. Allora, a San Lazzaro lavoravano tantissime persone ricoverate, o nei servizi, cioè cucina, fabbro, falegname, gente quando andava a tavola mangiava col cucchiaio di legno, manovrava delle accette, dei trapani, dei coltelli in cucina. Era una città autonoma San Lazzaro, sostanzialmente. Produceva tutto quello che serviva per la comunità che c'era qui, compreso gli infermieri. Avevano gran parte dell'aeroporto come terreno, il San Lazzaro, come donazione, e davano, c'erano i pazienti che lavoravano, quelli, diciamo, che potevano uscire, potevano essere, allora li facevano lavorare. Lì c'erano le mucche, facevano il latte, e col latte veniva portato in cucina e veniva distribuito la mattina. Questa è una. C'era il forno, una porcilaia, avevano fatto per riciclare i rifiuti che delle cucine, ecco. Poi c'erano le donne che la facevano anche 10 ore di pulizia al giorno. Questi qui prendevano una paghetta, la chiamano ergoterapia. Poi c'era l'ergoterapia al Guicciardi, noi facciamo dei tappi, sempre lo stesso tappo, e la chiamano ergoterapia. Allora, su questo qua noi eravamo feroci, critici, eccetera, perché se sa cucire, sa ricamare, sa, devi trovare la prode. Perché dopo anche c'erano altri servizi materno-infantile che si occupava dell'aspetto dei ragazzi fino a 16-17 anni. Allora quelli dove li mettevi, i ragazzi che avevano delle devianze. De Santis era un fiore all'occhiello allora, come scuola per questi ragazzi. Da questa formazione
non solo trovavano da lavoro, da lavorare, no? Ma potevano anche minacciare di dimettersi perché avevano trovato di meglio. Cioè. Ma secondo te lavorare al manicomio faceva male alla salute degli operatori? A seconda dei reparti dove andavano, hai capito? Perché c'erano reparti, per esempio, di gravi oligofrenici, non avevano nessun tipo di relazione, non riuscivano a parlare, avevano dei comportamenti molto primordiali queste persone ricoverate. Erano recalcitranti al fatto di essere ricoverati, eccetera, dicevano che i matti erano gli altri, ce l'avevano con i parenti, tutte queste robe qui. A noi ci davano bei quelli. Tu considera vivere 10 anni con queste persone. Non hai modo, anche tu diventi povero dal punto di vista mentale, insomma, c'era un decadimento a seconda del posto dove eri a lavorare. È per questo che io a San Lazzaro non ci venivo volentieri, gli aspettavo. L'orrore dei nostri manicomi era peggio dei manicomi di altrove, quindi bisogna anche dire che altrove la psichiatria non era bellissima, ma era quel tantino più dignitosa. Noi abbiamo avuto, fra virgolette, la fortuna di avere una psichiatria orrenda. Quindi, allora questo ha aiutato molto, perché ha scioccato tutti, aprendo le porte, cioè le persone si sono resi conto che era indegno. Quindi non è che noi dicevamo non esiste la malattia mentale, no? C'erano molte idee sulla malattia mentale, c'è chi la negava, anche Basaglia non la negava. Ma la vera trasformazione era riuscire a entrare nel manicomio e cominciare a vederlo sotto, a vedere le persone ricoverate sotto un altro aspetto, più come umano che come oggetto di studio. Che cos'erano e come ha partecipato alle calate? Dunque, le calate erano per ricominciare ad interessarsi dei familiari o dei conoscenti dei vari paesi, perché sono piccoli gruppi di case, a come venivano trattati dentro il manicomio, perché si era sparsa la voce che li trattavano male. E abbiamo creato questo interesse per il fatto che la gente stava un po' meglio di dopo la guerra subito e ha cominciato ad avere queste sensibilità nei confronti della sofferenza di queste persone, che erano un po' state dimenticate, a dire la verità. La prima è stata fatta a Cervarezza il 27-10 del 70, ma quando siamo entrati, un fuggi generale, chiudere le parti, non volevano farci vedere. Gli infermieri che lavoravano in San Lazzaro, i medici soprattutto. Siamo venuti una volta con i signori, scendo con i Gonchio, insieme ad altri sindaci siamo andati a San Lazzaro, insomma, eravamo 45 sindaci che abbiamo fatto una manifestazione lì, proprio era del chiudere i manicomi, di portare a casa i malati e così via. I pazienti quando vanno visto arrivare come l'hanno preso? I pazienti subito sono rimasti un po' così, poi parlandoci si è tranquillizzata un po' tutta la situazione, insomma. Gli ha fatto anche piacere? Sì, ma moltissimo piacere, e lì è stato bravo anche, come si chiamava, il cantante dei CCP, era Ferretti, che è stato bravissimo come educatore. E quando sono tornato a casa ho portato a casa uno di Rigonchio, un ammalato che era lì dentro da anni, e l'ho portato su a casa sua, insomma. E quando vedi eravamo 45 sindaci che vanno al manicomio e non sono mica degli episodi che per l'opinione pubblica non servono, perché poi c'è la stampa. Ogni sera la gente era informata di ciò che avveniva, capisci? Si può dire che le calate sono state un po' il Marco Cavallo di Reggio Emilia? Beh, si può dire, perché direi che lì c'è stato un coordinamento valido fra i vari sindaci della montagna e l'amministrazione provinciale, che allora per fortuna possedeva anche qualche soldino a disposizione della sanità, per cui abbiamo incominciato a pensare che si poteva fare qualcosa. Thank you.
Chissà cos'è questa cosa. La libertà. Come ti sentivi al momento della dimissione? No, io ho chiesto solo se potevo ricominciare la vita come prima, andare a lavorare, ho fatto un colloquio, così dopo mi ha detto si può andare. C'è stata una deroga perché molte persone non volevano andare fuori, cioè abbiamo avuto anche il fenomeno delle persone che in un qualche modo non avevano più parenti oppure avevano paura di essere immessi in una società che non capiva bene. Non erano più abituati? Non erano più abituati, sì, perché qui si entrava e si moriva spesso qui. Quando hai scoperto che venivano chiusi i manicomi, eri felice o c'era ancora qualche paura della libertà? Felice per me e per gli altri, che ricominciamo la vita da che cominciassi una vita nuova. No. L'esperienza è stata accolta a braccia aperte, sindacati, politici, cioè noi per queste persone che appunto avevamo bisogno di tutto, ci rivolgiamo a tutti. Quindi per la casa andavamo in piazza, c'erano i mediatori, ormai ci conoscevano, sapevano cosa cercavamo. C'era proprio questa premura di occuparci globalmente, quindi dare dove vivere, come vivere. E allora così abbiamo avuto della gente alla Nettezza Urbana, agli autobus. Mi sono occupato di persone che ho sostenuto dare dei concorsi, che sono in municipio, in provincia. A 180 in un qualche modo noi l'abbiamo cominciato a percepire dall'interno, io personalmente con l'introduzione del guardaroba personalizzato. Di lì abbiamo cominciato a percepire, poi cominciare a vedere passare per la strada delle persone che tu vedevi spesso legate. Sì, c'è stata un'evoluzione anche visiva proprio di questa cosa. Ma noi facciamo anche, che all'epoca esistevano ancora, le riunioni nei quartieri. Noi della psichiatria avevamo delle serate in cui facevamo questa assemblea che li tenevamo noi. Lo scopo qual era? Quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul perché il paziente si tendeva a non mandarli più in manicomio, sempre meno, no? Le fantasie, diciamo così, che ciascun cittadino poteva avere attorno al paziente psichiatrico, ai problemi, come dire, hanno modificato nel tempo il loro atteggiamento. Io ho sempre riscontrato e vissuto un clima di tolleranza, se non di comprensione. Noi facciamo anche il lavoro di caseggiato, si chiamavano riunioni di caseggiato, cioè per noi era importante parlare con le persone dove il paziente era inserito. E ricordo, non so, c'era un giovane disturbato che disturbava anche, niente, si fa una riunione di tutta la strada e con anche lui. Tutti approfittano, sapendo che c'è presente gli operatori e quindi possono intervenire, a dirgli tutto il loro disagio per il fatto che lui li ferma per strada, spaventa le donne, una cosa e l'altra. A un certo punto, invece di rispondere come operatori, perché noi insomma di solito la gente si aspetta che il dottore dica, noi facciamo parlare lui e dialogare con questo mondo che aveva paura di lui e ha capito, cioè, come collocarsi. Avevamo un paziente che lavorava alla Nettezza Urbana. Quando andava in crisi, si andava a rifugiare sul camino. Quello è il camino che va su per l'aria. Sì, 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 forse capito. E lui andava lassù a fare i comizi. Loro non è che chiamassero i carabinieri, capito? Quando lui aveva questa... Chiamavano noi, ci telefonavano, noi andavamo là, poi pian pianino. A 3 metri ci diceva dai vieni giù, dai ne parliamo, vediamo di risolvere in modo diverso, dai. Lui pian piano veniva giù. In altre situazioni, pre-legge, avrebbero chiamato i carabinieri, i vigili del fuoco, l'avrebbero acchiappato e portato dentro. Il lavoro di equipe per me è fondamentale, perché i problemi che si affrontano quotidianamente dal punto di vista dell'operatore sono in genere problemi anche molto complessi. Questi problemi complessi possono richiedere anche un sapere, un'esperienza, una capacità anche molto diversa l'uno dall'altro. Perché se sei nell'equipe
tu sai cosa sta succedendo, cosa sta vivendo, come l'ha presa, cosa ha detto suo padre, sua madre, sua zia, se ha trovato l'amorosa, se l'amorosa l'ha scaricato, cioè sono tutte quelle aspetti di vita che ti aiutano a muoverti in una maniera che costruisce. Psichiatria democratica poi aggregava psichiatri, infermieri, psicologi, assistenti sociali, tutte le persone che in qualche modo si riconoscevano in un'idea di promozione del paziente come persona, dei suoi diritti, delle sue necessità, e quindi da questo punto di vista che si impegnavano per il superamento dell'ospedale. Qui a Reggio Emilia Giovanni Gervis aveva un occhio sulla psichiatria americana, di antropologia medica di Harvard, fra l'altro. Alla fine degli anni 70 l'impatto dell'approccio sistemico che veniva anche dagli Stati Uniti è stato enorme. Il dottor Antonucci direi che è stato il primo a creare una mentalità diversa, basaliana, perché lui andava veramente nelle case, ci stava e combatteva. Perché a Ramiseto, quando le ho raccontato l'episodio di quello che dovevo ricoverare, e lui ha detto: no, io sto qui col paziente, dormo qui e non lo ricoverate, di fuori c'è il maresciallo dei carabinieri, no, qualsiasi, si metteva in gioco. È stato una botta di entusiasmo, non poco, quindi di lì ci sono state molte domande poi per uscire, per andare a lavorare nei centri di igiene mentale. E siccome era sperimentale anche, noi stavamo con un decreto legge, potevano buttarci fuori dalla mattina alla sera, però la domenica a noi ci chiamavano, per noi non esisteva straordinario, non esisteva niente, ma tranquilli, cioè non è che non ce lo poneva neanche nessuno, era così, perché era tutto sperimentale. Per la diversità, cosa intendete voi? Cioè, non deve essere una cosa di cui vergognarsi o altro, cioè se fossimo tutti uguali, sinceramente, che noia, no? Però non ci sarebbe diversità, non ci sarebbero cose per cui parlare, tutto sarebbe uguale. Non ci sarebbe argomento. No, e invece avendo delle diversità c'è più comunicazione, c'è più tutto. Soprattutto c'è il chiaro nel confronto, perché se fossimo tutti uguali non se avessimo tutti la stessa idea. Poi comunque è un modo anche per dire: sono io, ho la mia personalità con le mie diversità, e quindi sì, distinguere. Esatto, quindi per anche distinguersi. Come li vedete i servizi? Sapete cosa sono adesso ai tempi nostri? Servizi di salute mentale, così? Non sapete, per esempio, CERT, psichiatria, ci sono attività come per esempio il gruppo teatro, ed è un'attività dove ci sono tanti ragazzi di diverse zone di Reggio e dintorni, e dove ci si trova e si prepara e si mette insieme un vero e proprio spettacolo teatrale. Oppure ci sono attività come per esempio la pallavolo, c'è il gruppo calcio, e c'è il gruppo camminata, c'è anche montagna terapia, la mia preferita. C'è l'attività di lettura, l'attività di scrittura, l'obiettivo principale insieme ad altri obiettivi che è la socializzazione. Nella nostra struttura abbiamo delle attività più strutturate, come il gruppo cucina, che abbiamo sia quello semplice che quello avanzato, formato da persone che hanno come obiettivo quello di tornare o in appartamento o in casa, nella propria abitazione, e questo serve per acquisire anche delle capacità di organizzazione della giornata e di come gestire sia i soldi che il proprio tempo, di non stare sempre a letto e di creare dei gruppi strutturati e blocca la routine. Se sentite parlare di disagio psichico, cosa vi viene in mente? Sinceramente, prima del mio percorso di servizio civile mi faceva molta paura, perché era un mondo che io non conoscevo, è un mondo che mi faceva paura anche per come la società e i media l'hanno un po' fatta vedere, come hanno voluto far venire fuori attraverso i telegiornali, dove le persone malate sono pericolose, e anche la mia visione del malato che fa paura, chiuso in un manicomio di film horror, è cambiato.
c'è anche, oddio, come mi comporto con questa persona, come reagisco, cosa devo fare, come gli parlo. Però poi ti rendi conto davvero, come diceva anche Ricky prima, che fa parte della normalità, c'è il lato umano, c'è il lato umano che è forse anche più evidente nelle persone con disagio psichico, perché io ho riscontrato questo. Avete imparato a conoscerci e a apprezzarci. Assolutamente sì, assolutamente. Ma hai sempre stato quello il rapporto fra voi due, di amicizia? Sì, sì. Anche se poi in certe situazioni bisognava sancire i ruoli, perché l'amico, vai al cinema, vai questo, io con Luciano dividevo solo attività, quindi in certi momenti si è amici perché si fa qualcosa insieme, però poi ognuno ha la famiglia, quindi bisogna stare attenti ai ruoli, eh? Bisogna essere distanti quando è il momento, avvicinarsi quando è il momento, la bravura dell'infermiere per me è questa. Su quali motivazioni ideali nata la legge Basaglia? I diritti. Il riconoscimento dei diritti. Diritti dell'uomo. Il diritto vuol dire quello che va bene per me. Va bene anche per te. Non per forza. Ah. A volte sì, a volte no. Come un modo diverso di capirsi, di impegnarsi, di vivere con gli altri. È dal 2007 che sono in corsi per facilitatore sociale. E cos'è buono? Sono più o meno 11 anni che c'è, che lavoriamo nei centri di salute mentale sia di via Petrella, adesso anche rispondiamo alle chiamate dei pazienti che non stanno bene, passiamo messaggi ai dottori. Sono felice. Sì? Sì. Stanno facendo un bel lavoro. Sì, sono felice. Lì vedo i frutti. Ho pensato che le strutture generano dipendenza, no? Girava questa lungodegenza, no? I lungodegenti, quelli che si appoggiano alle strutture e non vogliono più uscire, quelli che capiscono che la realtà in un centro è migliore. E allora dico, beh, anche Luciano è un lungodegente, se pensiamo a questa attività che fa da 20 anni, no? A questa attività pseudosociale, insomma, che per noi operatori aveva un grande significato riabilitativo, per questo voleva dire tutta una serie di regole che lui non avrebbe mai osservato normalmente, invece per 20 anni le ha osservate e adesso non c'è più bisogno di parlare. Quindi dico, anche questa è una lungodegenza, ma è così la differenza tra il manicomio e la legge, che la legge ti permette di poter fare queste operazioni. È molto attuale al 180, nonostante i tentativi che ci sono per affossarla o per ridimensionarla notevolmente, perché dà delle capacità diverse. Delle possibilità diverse, sì. Cioè, l'Italia era nel 1800 al centro della neurologia in Europa. San Lazzaro era un luogo dove si faceva ricerca sulle scimmie, vuol dire si faceva ricerca, grandi scienziati. Poi sotto il fascismo, non so se voi siete al corrente, le scienze umane erano proibite, niente psicologia, niente psichiatria, soltanto neurologia, e la psichiatria italiana ha fatto un tuffo, è sparita. Quindi il mondo pensa che noi siamo ignoranti, roba da matti, era il commento. Quindi che abbiamo un grande cuore, facciamo delle cose, ma non con una consapevolezza scientifica, che secondo me l'abbiamo. Dunque, la legge Basaglia per me è stata giusta, efficiente, necessaria, se fosse stata applicata in toto. Le cose funzionavano bene, poi hanno cominciato a mancare un po' i fondi. Quindi mancava sul territorio la possibilità di ricoverare senza ritornare a San Lazzaro. Perché per noi ricoverare a San Lazzaro, cioè riportare dentro uno, la vivevano come una sconfitta, proprio una cosa personale. Cos'è stata la legge Basaglia? Un'esigenza storica, umana, sociale? È la parola esigenza che mi disturba. Non penso che fosse un'esigenza, era un'aspirazione, che un'altra cosa. Se fosse un'esigenza in tutto il mondo, avremmo la legge Basaglia, che dovrebbe andare oltre i manicomi, oltre la malattia mentale. Siamo nel 2018, 40 anni dopo. Dove abbiamo fatto scuola? Nei centri di salute mentale. Sì, ma fuori dall'Italia. Il rischio quando uno esce dall'Italia è che se per caso è un momento di difficoltà è rinchiuso. Cioè, il vero problema posto non era tanto
la malattia mentale era la violenza verso l'altro in una situazione di difficoltà. Questo problema rimane tale quale oggi. Non è che abbiamo superato niente, ha seminato una consapevolezza. Ci può fare un parallelo tra la psichiatria di allora e la povertà di oggi, che è andata indietro ancora prima di com'era la psichiatria fine anni 60. Allora, avevamo una medicina che di fronte alle leggi che castigavano i clandestini hanno detto no, noi non denunciamo nessuno. Ma se è una bella parola che hanno detto e poi in pratica non visita nessuno, perché poi ci sono i dottori che vanno alla Caritas o da Don Giuseppe Dossetti a esonerare il resto della sanità e farsene carico, e la sanità può continuare a fare i suoi giochini per spingere la gente ad andare a pagamento. Allora andiamo indietro tutti, cioè guardate che non aver cura del più povero vuol dire anche trattare e sfruttare il ricco. Questo è oggettivare le persone senza bisogno di dargli un psicofarmaco, perché li tratti da vacche da mungere, e infatti vediamo che i dottori denunciano più entrate dalla professione privata che dagli stipendi che prendono. Cosa manca oggi alla psichiatria italiana? Allora, uno è l'attenzione alle famiglie, e forse perché abbiamo questa tradizione antropologica di usare le famiglie come il luogo dove risolviamo tutti i problemi sociali. Se cose non vanno, non c'è lavoro, torni in famiglia. E allora c'è una disattenzione sulle famiglie che fa paura. Forse una certa creatività, sento una minore creatività. L'attenzione al singolo, c'è molto da fare. Quindi la psichiatria è un tentativo disperato di fare qualcosa su quale noi capiamo poco o nulla. Quindi chi lavora dentro è coraggioso. A fare meglio, lo faremo insieme, da soli no. Forse un po' più di umiltà mi piacerebbe. Con i pazienti un desiderio di fare, di essere fiduciosi, che loro hanno molte risorse. Di collaborare. Collaborare, di impegnarsi, essere responsabili, cioè di non delegare, di fidarsi. E se ci fidiamo reciprocamente... Le cose vanno avanti bene. Sì. Forse non risolviamo, ma viviamo meglio. Vivere insieme. La risposta ci deve ancora essere. Dubbio e curiosità. Dire, non lo so, forse mi incuriosisce. E proseguo.